Buongiorno a tutti, con piacere vi riaccolgo nella nostra stanza virtuale. Vi presento oggi il terzo appuntamento dedicato alle nostre conversazioni d'arte. Parleremo di Raffaello Architetto. Sì, molti non conoscono questo lato di Raffaello, molto interessante, perché ci sono una serie di elementi. Il primo è che non sono stati lasciati, diciamo, molti documenti, molte evidenze, molti disegni da parte di Raffaello, soprattutto perché lui, da buon imprenditore, gestiva con la sua bottega e con i suoi allievi una serie di committenze. Secondo elemento, noi siamo sempre abituati a pensare Raffaello come il grande pittore della prima Roma del Rinascimento, il grande pittore dei papi, il grande amante della bellezza e della luce. Così è stato, però non dimentichiamo che Raffaello ha un grande amore per l'architettura, amore che nasce dalla sua formazione giovanile. Urbino è stata la più grande, forse, realtà intellettuale del Rinascimento italiano nell'Italia centrale. Ad Urbino sono passati grandi artisti, pensate all'arte fiamminga, Piero della Francesca. A Laurana, l'architetto dello stesso Palazzo Ducale di Urbino, con le famose torri portanti. E soprattutto a tutti gli intellettuali che nel Rinascimento hanno in qualche modo attraversato la cultura Urbinate. Pensiamo a Luca Pacioli, pensiamo allo stesso Dürer e al fatto che il papà di Raffaello fosse comunque ben inserito nell'ambiente culturale della corte di Montefeltro. Questo elemento quindi sviluppa nel giovane Raffaello una curiosità verso l'architettura anche antica. Infatti si vede molto bene nello Sposalizio della Vergine alla Pinacoteca di Brera. E nello stesso tempo, nel corso della sua carriera, Raffaello svilupperà un grande amore per l'arte antica, soprattutto in seguito al suo trasferimento a Roma. Ed infatti iniziamo la nostra conversazione d'arte con questa lettera. È un estratto fotografico dal catalogo della mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale ed è una lettera del 1519, scritta da Raffaello insieme al suo amico Baldassarre Castiglione a Papa Leone X. È una lettera nella quale si ribadisce l'importanza, il valore dell'antico, della sua tutela, della sua salvaguardia. Raffaello diventa il conservatore delle antichità papali, una carica molto importante, diventa in qualche modo il primo grande intellettuale che ha a cura l'arte antica e che cerca di creare un ponte tra antico e presente. Soprattutto in questa lettera c'è un passaggio nel quale Raffaello inizia a spiegare al Papa le nuove modalità da lui pensate, concepite per questa architettura, diciamo, nuova, moderna, che deve guardare all'arte antica, ma deve anche dare una cognizione reale del rilievo. E per questo si parla della bussola topografica. Questo è uno strumento esposto sempre in mostra, una bussola topografica che permette di poter sviluppare la misurazione di un edificio anche in relazione alla posizione dell'edificio stesso nello spazio, all'orientamento progettuale, riesce a rilevare una serie anche di misurazioni che contribuiscono a portare avanti in una progettazione architettonica una pianta, un prospetto, un alzato. Questi elementi contribuiscono a creare un nuovo contesto culturale e fanno sì che Raffaello porti avanti il suo ruolo di architetto come quello di un grande intellettuale. Del resto, l'architettura rispetto alla pittura era già vista come un'arte per certi aspetti più intellettuale e gli architetti potevano infatti scrivere anche dei trattati. Pensiamo a Leon Battista Alberti. Nel nostro viaggio a Roma abbiamo pensato di raccontare quattro luoghi di Raffaello architetto: Sant'Eligio degli Orefici, la Cappella Chigi di Santa Maria del Popolo, Villa Madama e il palazzo splendido che si trovava, scusatemi, nel quartiere di Borgo, Palazzo Brancomio dell'Aquila, ed è un palazzo non più esistente, ma di cui è stato ricostruito in mostra una interessante prospettiva proprio per far capire l'evoluzione architettonica di Raffaello e il suo testamento artistico verso l'architettura del piano 500. Iniziando da Sant'Eligio degli Orefici, questa piccola e graziosa chiesa si trova in una traversa di Via Giulia. Viene in qualche modo realizzata su volontà della Corporazione dell'Arte degli Orefici, degli Orafi, degli Argentieri,
È legata a Sant'Eligio, loro patrono, viene concesso il terreno nel 1514. Si pensa al nome di Raffaello architetto perché in merito a una serie di osservazioni a livello estetico possiamo vedere per esempio il prospetto grazioso, questa pianta a croce greca, questa elegante loggia e cupolino, è stato però evidenziato come in questo progetto specifico, che per molto tempo è stato legato al nome del Peruzzi, ci siano degli elementi che fanno anche vincere come una serie di misurazioni, una serie di calcoli, una serie di dettagli possano far pensare anche a un intervento progettuale di Raffaello, che probabilmente poi ha affidato alla sua bottega e al suo gruppo di artisti il progetto esecutivo. È un'ipotesi interessante che il Muñoz ha portato in evidenza nel 1883 e il disegno che qui vediamo, esposto sempre in mostra al Quirinale, è stata in qualche modo la prova e che viene, è stata analizzata per lavorare su questa ipotesi di progettualità legando la costruzione della chiesa alla figura di Raffaello, costruzione che si è proprio tratta dopo la sua morte e poi è stata rinnovata agli inizi del 600 per quel che riguarda la facciata. Questo è l'interno della chiesa, guardate che bella, la pianta a croce greca è chiaramente un richiamo all'arte antica, pensate anche alla cupola del Pantheon, al tempio centrale nello sposalizio della Vergine. La pianta a croce greca rappresenta il rapporto fra l'uomo, il divino, ma anche fra l'uomo e lo spazio, perché qui si può veramente percepire come l'uomo sia al centro di tutte le cose, sia al centro dello spazio, sia parte attiva del suo presente, quindi sia inserito in un dialogo tra architettura, spazio, arte. E appunto, potendo poi vedere nella chiesa di Sant'Eligio degli Orefici il prospetto e chiaramente la pianta, non si può non pensare anche a Bramante. Il 1514 è l'anno in cui muore Bramante, Raffaello diventa architetto della Basilica di San Pietro. Eppure se in San Pietro cambierà il progetto in una pianta a croce latina, Bramante per la nuova San Pietro aveva pensato ad una croce greca, ad una pianta centralizzata, che vedremo tornerà in molte delle opere architettoniche del Cinquecento. E poi ci spostiamo, andiamo in Piazza del Popolo, entriamo da Porta del Popolo e sulla sinistra troviamo una splendida chiesa, Santa Maria del Popolo. Qui, nella seconda cappella sinistra, abbiamo un altro luogo progettato da Raffaello di grande bellezza, che è appunto una cappella funeraria, la Cappella Chigi, voluta da Agostino Chigi, il Magnifico. Agostino Chigi è stato il grande banchiere dei papi, è un personaggio molto importante nella Roma dei primi del Cinquecento, è stato un grande, diciamo, imprenditore, ha saputo gestire importanti anche, diciamo, e sovvenzioni economiche, è accolto nella sua villa, oggi chiamata Farnesina, Villa Farnesina, Via della Lungara, intellettuali, artisti, principi, papi. Ed ecco che Agostino vuole Raffaello per la sua cappella di famiglia. Questa cappella la riceve con una bolla del 9 dicembre del 1507, o meglio, riceve dal Papa la possibilità di acquistare, di rinnovare la seconda cappella a sinistra in Santa Maria del Popolo. E pensate che nel testamento di Agostino Chigi, che morirà nel 1520 e pochi giorni dopo il suo amico Raffaello, nel suo testamento anteriore alla morte, ovviamente 28 agosto 1519, Agostino lascia nelle sue volontà l'idea di portare a termine la cappella come da progetto di Raffaello. Questo ci fa capire che Raffaello ha lavorato come architetto nel progetto della Cappella Chigi ed ha inserito quindi un'interessante soluzione artistica, che ora vedremo nella pianta centralizzata, ma pensate, ha anche disegnato i mosaici per la cupola. Chiaramente lui lavora nel 500, Raffaello prima della sua morte del 1520, lavora per Agostino Chigi il Magnifico, il grande banchiere dei papi, ma i Chigi a Roma saranno ancora più famosi nel 600. Questo perché dal 1655, con l'elezione di Papa Alessandro VII Chigi, la famiglia vuole terminare ancora di più, vuole rinnovare ulteriormente la cappella in Santa Maria del Popolo per dare degna memoria di una famiglia pontificia. Quindi immaginate che già Flavio Chigi, ancora prima di essere Papa, poi Alessandro VII Chigi, vorrà intervenire all'interno di Santa Maria del Popolo. Ed ecco che già Lorenzo Bernini completa il lavoro di Raffaello
Ed ecco che già Lorenzo Bernini realizza con la sua bottega due delle quattro sculture che sono all'interno della cappella stessa. In particolare, vedete qui Abacuc e l'angelo, e poi si vede fuori una gamba, sarebbe Daniele nella fossa dei leoni. Invece, per quel che riguarda il progetto originale di Raffaello, ecco che qui abbiamo la figura di Giona con la balena e qui ci sarebbe la figura del profeta Elia. Queste due sculture, la sinistra rispetto alla pala d'altare e questa vicino al candelabro a destra, sono del 500. Bernini completerà il pavimento, alcuni interventi monumentali anche nelle decorazioni marmoree e le due sculture opposte nel 600. Quindi dopo oltre 100 anni si rientra in cappella. La pala d'altare splendida, opera invece di Sebastiano del Piombo, la Natività di Maria. Andando nel dettaglio architettonico per quel che riguarda Raffaello, l'idea è quella di entrare in uno spazio centralizzato con questo grande arco, questo passaggio, questo transito. E la cupola è forse il progetto più riuscito nella perfezione voluta da Raffaello, soprattutto perché la cupola ha una bellissima decorazione a mosaico, in cui abbiamo la figura dell'Eterno, Sole, Luna, pianeti che vengono concepiti come delle divinità pagane, vicino a loro degli angeli che li portano in alto, che li sostengono con un interessante scorcio. Nei lati della cupola ci sono delle pitture legate all'Antico Testamento, alla Genesi, e nei tondi le quattro stagioni. Originariamente Raffaello voleva a mosaico tutto l'intero ciclo decorativo della cupola. Non sarà possibile, viene realizzata solo la prima parte. I cartoni vengono inviati a Venezia. Luigi Pace, mosaicista nel 1516, termina il lavoro così come Raffaello l'aveva concepito. I cartoni non esistono più, ma rimangono alcuni disegni. Molto interessante questo disegno. Siamo sempre in merito alle decorazioni della cupola centrale. La figura appunto che si vede è concepita dal basso verso l'alto, quindi da questi disegni, poi dai cartoni, si arriverà alla lavorazione dei mosaici. Questo è un altro prospetto della nostra cappella, questo è il progetto della Cappella Chigi, sempre da catalogo della mostra. Questo è un altro ingresso e questo è il particolare di cui vi facevo notare i dettagli del mosaico, quindi avete visto i cartoni, cioè i disegni. Potete appunto vedere la figura centrale e al centro, quindi l'immagine dell'Eterno, intorno al quale graviteranno Sole, Luna e i pianeti rappresentati come simboli, come divinità pagane. E sotto, Francesco Salviati, Storia della Genesi, nei quattro tondi, le quattro stagioni. Un altro prospetto centrale. E cambiando scenario, cambiando contesto, cambiando anche spazio architettonico, ci spostiamo da Piazza del Popolo, percorriamo la via Flaminia, andiamo verso nord, diciamo, e saliamo poi a ridosso di Monte Mario, della collina di Monte Mario. Saliamo proprio su questa grande collina e vediamo una splendida villa, Villa Madama. Però prima di vedere la Villa Madama, volevo spiegarvi perché si chiamasse Villa Madama. Noi a Roma abbiamo un palazzo, Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, abbiamo una villa Madama, di cui parleremo tra poco. Ma chi è questa Madama? È la Madama d'Austria, o meglio, è Margherita d'Austria, la figlia naturale di Carlo V. Carlo V, l'imperatore che ordinerà il sacco di Roma nel 1527, quindi un personaggio chiave nella storia europea del Cinquecento. Margherita, molto giovane, sposerà Alessandro de' Medici. E dopo la scomparsa di suo marito, in seconde nozze sposerà Ottavio Farnese, nipote di Paolo III. Margherita avrà la possibilità quindi di ricevere, vedremo tra poco, in eredità una serie di beni e il suo nome è legato appunto sia al Palazzo Madama di Roma che alla Villa Madama a Monte Mario. Villa Madama che è inizialmente legata a una committenza Medici. Giulio de' Medici, futuro Papa Clemente VII, cugino di Leone X, vuole progettare una villa straordinaria, una villa di ozio, una villa delle meraviglie, sul modello delle grandi ville romane, pensate alla villa di Plinio il Giovane. Lo vuole fare su una grande collina, con un progetto di un giardino a terrazze, che digradasse lentamente fino al fiume. Il progetto inizia nel 1518, viene interrotto e ripreso poi nel 1523. E il cardinal Medici vuole,
come progettista Raffaello, a capo di una delle botteghe più importanti nella sua epoca. Chiaramente Raffaello ha con sé una serie di allievi di grande livello e vedremo che anche dopo la scomparsa dell'artista ci sarà un lavoro interessante, soprattutto nelle decorazioni. Questa è un'incisione del Vasi, ci fa vedere appunto la bellezza di Villa Madama, il progetto originale con le varie trasformazioni. E qui vedete la loggia, poi chiusa per esigenze conservative, che aveva progettato probabilmente Raffaello su un modello anche delle logge vaticane. E molto importante, Raffaello inizia i lavori, appunto i lavori vengono poi interrotti, ripresi nel 1523. Durante il sacco di Roma, Clemente VII vide bruciare Villa Madama da Castel Sant'Angelo, dove si era rifugiato per scappare l'Anzichenecchi. Si disse che pianse ininterrottamente di fronte alla distruzione del suo grande sogno artistico. La villa viene poi riaperta, viene ristrutturata. Nel frattempo, però, lo scenario anche politico e culturale cambia. Questo perché la nostra Margherita d'Austria, convolando in seconde nozze con Ottavio Farnese, riceverà i beni del suo precedente matrimonio, tra cui questo in particolare, e li porterà poi nelle proprietà Farnese. Tant'è che la villa passerà ai Farnese, ai Borbone di Napoli, perché Elisabetta Farnese, l'ultima Farnese, sposerà un Borbone. Dopo uno stato d'abbandono verrà acquistata da privati e soprattutto verrà donata poi da Dorothy Taylor, contessa di Antitici Frasso, verrà donata allo Stato italiano. Verrà donata allo Stato italiano, era stata precedentemente anche già restaurata dall'architetto Piacentini. E viene donata allo Stato italiano, attualmente è la sede della rappresentanza anche cerimoniale, dell'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli Affari Esteri. L'interno, straordinario, è opera di grandi artisti vicini a Raffaello, la grande bottega di Raffaello. Raffaello è stato un grande imprenditore. Giulio Romano, Francesco Penni, Giovanni da Udine. Ecco, qui si rivede perfettamente il tema della grottesca, la decorazione monumentale e artistica che Raffaello riporta in vita dopo le grandi esplorazioni della Domus Aurea. Ed è questo il grande legame con l'antico, studiare l'antico per migliorare l'arte del presente. Le grottesche di Raffaello fanno scuola, tant'è che la parola grottesche prende il nome dalle pitture, dalle grandi decorazioni delle grotte della Domus Aurea, che vengono riportate in vita e simbolicamente ritorneranno ad essere di moda nel Cinquecento, grazie a Raffaello e alla sua bottega. E poi c'è lui, rimane un disegno, Palazzo Brancomio dell'Aquila, è un palazzo molto interessante, palazzo realizzato per il numismatico e cultore di studi antiquari, Brancomio dell'Aquila, consigliere del Papa, palazzo demolito nel 1660. In occasione dei lavori per il progetto berniniano del colonnato di Piazza San Pietro, perché era a ridosso dell'antica Piazza di San Pietro. Il collezionista voleva dare sfoggio di sé della sua condizione, della sua conoscenza, e quindi il palazzo si trasforma, non è più solo un contenitore, ma è un elemento architettonico che deve far conoscere il suo contenuto. E potete quindi vedere le arcate su strada, la bellezza del capitello dorico che si alterna poi delle nicchie vuote, i cornicioni in alto che sono alternati, potete poi vedere le medaglie a stucco, i festoni, quindi simbolo anche di conoscenza dei grandi uomini illustri, dell'arte antica, della numismatica, del grande collezionismo. Il palazzo di Raffaello inizia a dialogare con lo spazio nel quale viene concepito e questo è molto importante perché denota il ponte culturale, il testamento artistico che Raffaello porterà avanti nel suo passaggio nel piano Cinquecento da un tipo di architettura legata all'antico e il grande percorso dell'arte tardo-cinquecentesca manierista verso anche i progetti dei moderni palazzi nobiliari del XVI secolo. Un esempio tra tutti, Palazzo Capodiferro, poi Palazzo Spada, la facciata a stucco, le rappresentazioni degli uomini illustri, i simboli di grande conoscenza dell'antico, sono un elemento fondamentale nel Palazzo Capodiferro perché ci fanno capire gli interessi intellettuali del suo proprietario. Ecco come questa cosa probabilmente veda in Raffaello il suo primo grande estimatore e progettista, cioè questo aspetto del palazzo che diventa trasparente, o meglio, cerca di dare delle informazioni, uno sfoggio
di intellettualità, di conoscenza del suo proprietario e delle sue passioni. Un'architettura quindi animata per certi aspetti. Spero di avervi fatto compagnia in questa nostra conversazione. Chiuderemo con un altro appuntamento, il quarto, dedicato a Raffaello e al suo testamento artistico, quindi a quello che Raffaello ha lasciato come eredità culturale, intellettuale, storica nella sua epoca, ma ancor più nel nostro presente. E sarà interessante, partendo dall'opera, per eccellenza del suo ultimo periodo, La Trasfigurazione, fare dei confronti con Sebastiano del Piombo, con la sua bottega, con quello che sarà appunto il suo percorso nella fine della sua vita e la sua eredità culturale e intellettuale dopo la sua morte, avvenuta il 6 aprile del 1520. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordo sempre che la cultura ci fa compagnia, quindi potete continuare a seguirci sui nostri canali, abbiamo un canale YouTube dedicato all'Associazione Sinopie. E potete continuare a seguirci su tutti i nostri social, su Facebook, su Instagram. Continueremo ad aggiornarvi. Insieme a noi in questo progetto hanno aderito anche il Touring Club Italiano, l'Associazione Incontri d'Arte. Facciamo rete per diffondere la cultura. Grazie, a presto e vi auguro un buon proseguimento nel continuare ancora oggi a condividere arte e bellezza per superare insieme questo momento. A presto e buona giornata.